Volevo compiere un piccolo percorso, forse non tanto piccolo, verso l'interpretazione del racconto, della fiaba, del libro, del piccolo principe, attraverso i significati più profondi che questa fiaba. E quindi volevo servirmi, da questo punto di vista, di due lavori. Lo farò in tempi successivi. Il primo è un lavoro di Giuseppe Nonini di Roma che ho trovato in rete e che mi sembra abbia un'impostazione di analisi junghiana, perché diciamo che non si può prescindere dalla psicanalisi per penetrare a fondo questo tipo di racconto, di fiaba. C'è bisogno di capirne i significati profondi, quelli analitici, quelli che riguardano lo sviluppo e la formazione, l'individuazione del sé, insomma, dell'individuo. La situazione iniziale è uno stato di disagio, crisi, diciamo così, dal quale parte spesso, si avvia un processo di ricerca verso la soluzione. La crisi è sempre un qualcosa che, per quanto negativo al momento, se risolta bene, apre nuove vie. Quindi inizia un processo di trasformazione e quindi anche di crescita, per lo più attraverso un momento di crisi. Il pilota, nel Piccolo Principe, per una avaria al motore dell'aereo, è costretto ad atterrare e quindi si trova tutto solo in mezzo al deserto del Sahara. E qui si verifica l'incontro con un personaggio straordinario. Sappiamo che è il piccolo principe. All'improvviso compare davanti all'aviatore il piccolo principe, un fanciullo partito dal suo asteroide a causa dell'incomprensione con un fiore, la sua rosa. La fase successiva è quella delle peripezie e del confronto. Il bambino, durante questo viaggio che intraprende, ha visitato sei pianeti abitati da altrettanti personaggi prima di scendere sulla Terra, dove conosce tra gli altri un serpente, una volpe e quindi l'aviatore. E infine si ha il ritorno al luogo di origine. Il pilota, dopo circa una settimana, riesce a riparare il motore dell'aereo e il piccolo principe, chiedendo l'intervento del serpente, decide di risalire nel suo asteroide per riunirsi alla rosa. Questa è la traccia del racconto. Il poeta inizia dedicando la fiaba ad un adulto, per motivi di amicizia e perché gli adulti ne hanno bisogno. Ma poi, per farsi perdonare dai bambini, corregge la dedica in questo modo: a Leone Wert, quando era un bambino. Già da questa dedica trapela il tema fondamentale del racconto. La necessità, cioè, di una stretta collaborazione tra l'adulto e il bambino, che sono in ogni persona, in ciascuno di noi, tra lo slancio e l'esperienza, tra il senex, il vecchio, e il puer, il fanciullo, che costituiscono le facce dell'archetipo principale della fiaba, dove il senex è impersonato dal pilota e il puer dal piccolo principe, quindi sono la stessa persona in due momenti diversi. Quindi i due lati di una unica struttura psichica fondamentale che non vanno tenuti separati. Se ciò accade, si hanno i rispettivi tipi di puer e di senex negativi. Capiamo che l'educazione e il mondo dei grandi avevano disanimato, frustrato lo slancio del bambino, dell'autore bambino, nei suoi slanci fantastici, perché non avevano compreso il disegno del boa che aveva inghiottito l'elefante, scambiandolo per un cappello. I grandi non capiscono, non hanno fantasia, e quindi inducendolo da quel momento in poi a parlare soltanto di bridge, di golf, di politica, di cravatta, insomma, di cose non importanti, proprio in seguito alla rigidità, all'unilateralità, alla freddezza del mondo di molti adulti. Egli, bambino, aveva smesso di disegnare e non aveva più trovato una persona con la quale comunicare.
aveva cioè interrotto anche il colloquio con se stesso, oltre che con gli altri. E viene così a trovarsi a un certo punto della sua vita in un vicolo cieco, in mezzo al deserto del Sahara, col motore del suo aereo, ovvero con la sua psiche, rotto, inceppato. Dante dirà: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Lo stesso momento in cui si ritrovava Jung quando descrive il disagio, l'aridità, l'insoddisfazione, la mancanza di completezza che avvertono gli individui schiavi della persona, cioè della maschera, del ruolo che si costruiscono attorno una volta adulti, no? E che il collettivo ci impone. Quindi si giunge ad un punto critico, o alla morte psichica, oppure a quella svolta della vita che può condurre a una vera trasformazione. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Quindi, crisi, deserto. Per sua fortuna, l'aviatore sa cogliere questo momento giusto, espressione delle forze inconsce dentro di noi, che spingono al mutamento, alla metamorfosi degli dèi. Insomma, i principi e i simboli fondamentali dell'individuo e della storia. E infatti, dopo una notte trascorsa sulla sabbia, nella più assoluta solitudine, ecco che compare improvvisamente all'alba quella straordinaria personcina, il piccolo principe, cioè l'archetipo del puer eternus, è il suo io bambino, non è un'altra cosa. Il concetto di puer eternus si riferisce a quella dominante archetipica che personifica o è in relazione speciale con le forze spirituali trascendenti dell'inconscio collettivo. Figure di Puer possono essere viste come manifestazioni dell'aspetto spirituale del sé e gli impulsi del Puer come messaggi dello spirito o chiamate ad esso. È lo stesso concetto un po' del fanciullino del Pascoli. Il Senex, il pilota, dietro la spinta del Puer, del fanciullo, che porta avanti la sua opera vivificante e trasformativa, ponendo una domanda dietro l'altra senza rinunciare a nessuna dopo che l'ha posta, è costretto a riprendere le fila del proprio discorso interiore interrotto tanti anni prima. E il bambino gli chiede: mi disegni una pecora? È la richiesta del piccolo principe che induce l'uomo a disegnare di nuovo, a riflettere su se stesso. In quanto struttura archetipica, il puer è l'ispirazione del significato. L'aspetto puer del significato sta nella ricerca, come dynamis, come forza di slancio dell'eterno, perché è del bambino l'indagine, il fare domande, il cercare, avventurarsi, che afferrano l'io da dietro e lo costringono a proiettarsi in avanti. Ogni cosa è incerta, provvisoria, soggetta a dubbio e perciò apre la via all'anima e la conduce verso ulteriori indagini. Il soggetto da riprodurre, nella fiaba, è una pecora che simboleggia come l'asino di Apuleio l'essere umano nella sua condizione di passività, di rinuncia, di sofferenza misteriosa. È anche simbolo di mansuetudine, di innocenza ed è un tipico animale sacrificale. Cristo, oltre a essere chiamato pastore di anime, e gli uomini pecorelle smarrite, è anche Agnus Dei, che toglie i peccati dal mondo, a indicare l'umano come mezzo di redenzione per il divino. L'uomo deve divenire da pecora leone, da individuo massa a individuo eroe, che, spinto dal daimon interno, dalla sua forza propulsiva, dal suo modo di concepire il proprio destino, cerca coraggiosamente il proprio significato, il senso, il carattere, l'espressione del proprio carattere. Altrettanto significativa è la soluzione che l'aviatore trova, dopo qualche maldestro tentativo che non soddisfa il piccolo principe, disegnando una scatola con dei buchi dove dice esserci la pecora. È una soluzione di fantasia, di immaginazione, è un invito a vedere al di là delle forme esteriori.
Il piccolo principe capisce e accetta il disegno. Così ha inizio quel contatto, quella conoscenza reciproca tra il pilota e il bambino, tra Senex e Puer, la messa in rapporto di questi due aspetti della personalità e con essa l'avventura psichica che assume, attraverso il racconto, le caratteristiche di un tipico processo di individuazione. Un altro tipico processo di individuazione l'abbiamo analizzato in un altro racconto, se vi ricordate, quello di, o se non ve lo ricordate, magari andatevelo a rivedere, a risentire, che era quello del racconto dell'Isola Misteriosa di Saramago. A poco l'aviatore viene a sapere la storia del fanciullo e questo piccolo principe viene da un asteroide misconosciuto, il B612. Specifica l'autore per i grandi che amano le cifre. Quindi il Puer viene da un altro mondo, è misterioso, è piccolo, è salvatore. Egli, nella metamorfosi degli dèi, nasce quasi sempre annunciatore o primo frutto di una nuova generazione e si presenta inatteso in luoghi inverosimili e sotto un aspetto equivoco, nano, omuncolo, bambino, animale. È trascurato. Come il lapis, non viene riconosciuto perché gli uomini si lasciano ingannare dalle apparenze, come succede agli scienziati europei della fiaba che non credono la prima volta allo studioso turco scopritore dell'asteroide del piccolo principe, perché è vestito con gli abiti esotici del suo paese, mentre gli prestano ascolto quando torna vestito come loro. I grandi non capiscono le cose essenziali e i bambini devono sempre essere indulgenti. Quando parlate di un amico non si domandano mai qual è il tono della sua voce o quali sono i suoi giochi preferiti, ma quanti anni ha oppure quanto guadagna suo padre, commenta l'autore, ma potremmo anche vederlo noi nei nostri dialoghi, specialmente nelle domande che si fanno quando ci si conosce nei media. Attraverso il disegno della pecora, al terzo giorno, il pilota conosce il dramma del baobab. Il bambino chiede se le pecore mangiano gli arbusti e la risposta affermativa dell'aviatore si mostra contento perché i baobab sono piante cattive che possono, crescendo con le loro enormi radici, fare scoppiare un piccolo pianeta come il suo. E qui si pone un altro problema, ma ne accenno soltanto a quello della paura infantile, no? Delle paure che si hanno durante l'infanzia e che spesso non ricevono una soddisfazione sufficiente. Sul pianeta del fanciullo, quel piccolo asteroide da dove abbiamo visto venire, ci sono gli arbusti di Baobab, tre vulcani piccoli e una rosa, che simboleggiano rispettivamente il livello istintuale, i Baobab, emotivo, i vulcani, e spirituale dell'individuo. E questo è un quadro della situazione e al tempo stesso un'immagine progettuale. Il piccolo principe deve compiere un viaggio di conoscenza interiore per poter in seguito capire la sua rosa, la parte spirituale, con la quale ora ha dei problemi di intesa. Che cosa sono i baobab? I baobab sono simili a una grande quercia e perciò sono adattissimi a rappresentare l'inconscio, ovvero la grande madre. Ecco, la grande madre come immagine primordiale può essere positiva o negativa. Nel suo aspetto positivo essa dà frutti, è feconda e nutrice. Nell'aspetto negativo assume le sembianze mitiche della donna madre divorante e terrifica, con i tentacoli che possono uccidere. Gli arbusti di Baobab rappresentano le pulsioni istintuali dei soggetti, da cui dovranno emanciparsi per il loro completo sviluppo psichico, in modo da fondare il proprio regno, cioè da trovare il proprio io cosciente. Bambini, fate attenzione ai Baobab, ammonisce l'autore. Essi costituiscono altresì la prima materia da cui, come dicono gli alchimisti, deve nascere il Filus Philosophorum. Una regressione che proceda in modo coerente comporta il ripristino del legame con il mondo degli istinti naturali, il
che anche sotto il profilo formale o ideale rappresenta la materia prima. Se questa materia prima può venire assimilata dalla coscienza, cioè se l'ES può essere integrato nella coscienza, produrrà una riattivazione e un nuovo assetto dei suoi contenuti. Per contro, se la coscienza si dimostra incapace di assimilare i contenuti che in essa si riversano ad opera dell'inconscio, cioè continua a rimuoverli, a non riconoscerli, ne nasce una situazione gravida di pericolo, in quanto i nuovi contenuti conservano la loro forma originaria caotica e arcaica e spezzano di conseguenza l'unità della coscienza. Insomma, queste tre parti devono fondersi tra loro, l'inconscio, l'io, il superio, l'es. È una questione di disciplina. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di un rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole, ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena sia riconosciuta, scrive l'autore. Quindi bisogna vigilare, fare pulizia ogni mattina, come fa il piccolo principe sul suo pianeta, perché gli istinti, gli arbusti, se trascurati, possono distruggere tutto crescendo a dismisura. Ho conosciuto un pigro che aveva trascurato tre arbusti, racconta il piccolo principe. Lo stesso può accadere con le passioni, i vulcani, a causa di possibili esplosioni improvvise e incontrollate. L'attenzione, l'autoanalisi e la meditazione, intesi come esame quotidiano di se stessi, sono importanti per individuare e comprendere le tendenze libidiche regressive che inducono a rimanere attaccati alla grande madre, e quindi per trasformarle in elementi di nutrimento e di forza che spingono all'autocoscienza, cioè alla madre più alta, alla saggezza. E allora l'eroe deve attraversare il vaso materno di rinascita, il luogo di germinazione nel quale la sua vita potrebbe rinnovarsi, e sia al centro del mistero dell'inconscio collettivo, di quel deposito di immagini primordiali che ognuno porta con sé al mondo sin dal momento della nascita, come retaggio insito nella propria condizione di uomo. La regressione porta all'inconscio, il regno delle madri. E di fatto la regressione, quando non è disturbata, non si arresta alla madre, ma risale al di là di essa, per aggiungere un eterno femminino prenatale, il mondo primordiale delle possibilità archetipiche, dove, intorno al bambino divino, che a suo pito attende di diventare cosciente, aleggiano le immagini di tutte le creature. Questo figlio è il germe della totalità ed è caratterizzato come tale dai suoi simboli specifici. Il Pur dunque origina dall'albero materno, dal grande inconscio, e ne rappresenta il principium individuationis, il principio di individuazione, della formazione del sé. L'anelito in ogni essere al compimento di sé, il messaggero del tutto, che è qui simboleggiato dalla rosa. Scrive Jung, egli, il Puer, rappresenta la tendenza più forte e più irriducibile in ogni esistente, quella di realizzare se stesso. È una legge di natura ed è quindi di una forza invincibile, anche se la sua azione all'inizio possa sembrare insignificante ed inverosimile. Sempre riferendosi al disegno della pecora, il piccolo principe pone al pilota un'altra domanda, che per lui è importantissima. Una pecora mangia anche i fiori? Preoccupato per la sua rosa con le sue sole quattro spine. Quando il pilota, indaffarato con i bulloni per riparare l'aereo, si spazientisce dicendo di essere un uomo serio, il piccolo principe diviene bianco di collera ed esclama: «Parli come i grandi. Conosco un fiore unico al mondo, e se una piccola pecora può distruggerlo, questo non è importante per te». Se si riflette sul significato della pecora e della rosa, non si può non essere d'accordo con il piccolo principe. Se un qualsiasi uomo può distruggere la sua rosa, la sua voce interna più preziosa, questo non è preoccupante? Accade molto spesso che gli uomini rinnegano il Cristo in loro, perché richiede serietà, amore, spirito di sacrificio. Così il pilota seppe al quinto giorno della sua rosa. Si trattava di un fiore venuto chissà da dove,
e che non smetteva più di prepararsi a sbocciare. Ma poi un mattino, al levar del sole, si era mostrato. «Come sei bello!» aveva esclamato il fanciullo. «La rosa, infatti, è simbolo di una perfezione acquisita, di un compimento senza difetti. È simbolo dell'amore della donna amata. È un fiore prezioso e delicato, seppure fortissimo e indistruttibile, come orgogliosamente vorrà dimostrare la rosa al momento della partenza del piccolo principe, che richiede pazienza e dedizione. Il piccolo principe deve annaffiarlo puntualmente e proteggerlo dai venti psichici, con una campana di vetro, come un recinto sacro. Un Temenos, anticamente l'abitatore del Temenos, era infatti il dio. È molto complicato questo fiore, osserva il fanciullo. È analogo del fiore d'oro degli orientali, incommensurabile bene interiore che è in ognuno di noi. È una presenza misteriosa che chiede tutto perché dà tutto. È il simbolo del Selbst, dell'integrazione in unità delle componenti psichiche dell'individuo. La rosa è uno dei fiori preferiti dagli alchimisti, i quali spesso la raffigurano con sette petali, dei quali ognuno evoca un metallo o una fase dell'opera. È inoltre un simbolo di rigenerazione. L'asino d'oro di Apuleio riscopre la forma umana mangiando una corona di rose vermiglie che gli porge il gran sacerdote di Iside. Purtroppo il piccolo principe non capisce il valore del bene che possiede. Avrai dovuto giudicarla dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava, dice il fanciullo struggendosi di nostalgia. Non si capisce un bene che quando si è perduto, afferma un proverbio. Noi stessi sprechiamo la nostra vita fuggendo e trascurando la nostra rosa. Dimentichi che, al contrario di quello che dirà poi il geografo, effimere sono le cose del mondo ed eterne sono invece le rose interiori. Avrai dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, confida al pilota il piccolo principe, ammettendo che era troppo giovane per saperla amare. Ciò significa che il fanciullino interno di tutti noi va aiutato a crescere per realizzare lo scopo cui tende, il significato di cui è araldo con il sé. E questo si ottiene con una costante applicazione interiore, senza paura, senza illusioni, con tanta perseveranza. Dice il Signore al fedele nell'imitazione di Cristo, di Tommaso di Kempis, «Figliuolo, tu non sei ancora forte e prudente amatore». E il fedele risponde, «E perché, o Signore?» E il Signore, «Perché alla minima contrarietà tu abbandoni le imprese e domandi di essere consolato. Il forte amatore sta saldo, come ti piaccio nelle prospere vicende, così nelle avverse ti debbo piacere». E il puer, che ancora bambino, non aveva ancora incontrato la parte adulta di sé, partì dall'asteroide seguendo un gruppo di uccelli selvatici per cercare un'occupazione per istruirsi, il che attesta la necessità di fare esperienza, di uscire fuori dal suo stadio di innocenza e di isolamento. Si ha così il confronto con le figure ombra, gli aspetti meno sviluppati dell'inconscio personale che generalmente vengono proiettati su altri, che il piccolo principe incontra sui pianeti che visita, per poi andarsene, ribellandosi alla loro rigidezza. Il Senex, nel suo aspetto negativo, è infatti la rigidità delle abitudini e delle concezioni intellettualistiche che tendono a soffocare gli slanci vitali, che tendono al nuovo. È la coscienza dell'io che è diventata abituale e dominante, e perciò nuovamente inconscia. E qui troviamo che queste figure sono sia all'esterno di noi, sono figure che vediamo nel mondo, i vari personaggi che incontra, ma sono anche figure che ritroviamo riflesse all'interno delle componenti dell'individuo. Quindi sono figure sia esterne, ma anche figure interne della psiche. Il processo di irrigidimento della coscienza è stato spesso rappresentato con il simbolo del vecchio re, e
E nella fiaba il primo personaggio che incontra il piccolo principe è proprio un vecchio re, che non ha sudditi, la cui carenza consiste in un egocentrismo esagerato, che desidera il potere ad ogni costo. Ordina al piccolo principe di fare quello che vuole, anche se in certi momenti sembra che questa caratteristica sia meno marcata. Bisogna esigere da ciascuno quello che può dare. L'autorità riposa prima di tutto sulla ragione. È solo il re e vorrebbe tanto che il piccolo principe restasse, ma questo desiderio è soltanto possessività egoistica e il piccolo principe se ne va, annoiato. Dello stesso difetto, egoismo, è affetto il vanitoso che abita il secondo pianeta. Anche qui traspaiono l'unilateralità della visione delle cose. Per i vanitosi tutti gli altri uomini sono degli ammiratori. E il narcisismo, che impediscono una relazione vera. Altre caratteristiche di Senex negativo, come la depressione e il cinismo, si trovano nell'ubriacone, che beve per dimenticare la propria vergogna di bere, chiuso dunque in un circolo vizioso, sterile e autodistruttivo. L'avarizia, l'illusorietà del possesso, l'inutilità fredda della propria esistenza, si rappresentano nella immagine dell'uomo d'affari, che conta e riconta le stelle pretendendo di possederle e di depositarle in banca, autodefinendosi un uomo serio. Quando il piccolo principe gli fa notare la differenza che esiste tra l'avere un fiore, che comporta il curarlo e annaffiarlo, e il suo possesso, che non è utile in niente alle stelle, l'uomo d'affari resta senza parola, non sapendo e probabilmente non volendo rispondere, abbarbicato nel suo mondo ristretto. Un maggiore senso di utilità il piccolo principe lo trova nell'attività dell'uomo che accende e spegne l'unico lampione del suo pianeta, perché pensa che quest'uomo compie il suo lavoro come se accendesse una stella in più o mettesse a dormire un fiore. Anche qui però certe caratteristiche del Senex negativo, come la ripetitività, la pesantezza, la mancanza di fantasia, di elasticità mentale, sconcertano il fanciullo. La fedeltà di quest'uomo a una vecchia consegna, quando invece le mutate condizioni reali richiederebbero un maggior spirito di iniziativa per l'adattamento, il suo pianeta si era messo a girare sempre più velocemente, tanto che c'erano un'alba e un tramonto ogni minuto, fa apparire questo personaggio debole, patetico, anche se non ridicolo come gli altri. Pensa il piccolo principe, il quale però non osa confessare a se stesso di rimpiangere, soprattutto i 1440 tramonti nelle 24 ore, che avrebbe potuto gustare su quel pianeta. Il tramonto, come l'alba, è un momento di passaggio indefinito, che ben si collega alle caratteristiche del Puer, inteso come agente di trasformazione. Il sesto pianeta è occupato da un geografo, che si autodefinisce un uomo sapiente. Inizialmente il piccolo principe pensa che questo finalmente è un vero mestiere, ma poi resta deluso quando si rende conto che l'astrattezza e gli schematismi mentali, i fiori sono effimeri, dice il geografo, lui si occupa di cose eterne. Del Senex negativo soffocano l'esperienza viva e vitale. Quest'uomo è in realtà uno pseudo sapiente, perché non è un esploratore e non va, né manda nessuno a controllare le scoperte che gli vengono comunicate. Non ha esperienza diretta, perciò è vuoto. E poi ha detto al bambino che la sua rosa è effimera. Così il fanciullo va via. Dopo l'incontro con i personaggi dei precedenti pianeti, il piccolo principe arriva finalmente sulla Terra. E qui la sua ricerca assume un nuovo significato. Il contatto con la parte più intima e diversa di sé, la propria anima. La prima forma vivente che il fanciullo incontra sulla terra è il serpente, la vipera, che simboleggia la istintività primitiva, la pulsione istintuale sorta dall'inconscio e non ancora integrata, il primo lumeggiare del lunare. È l'immagine archetipica della madre Ctonia, che sta in profondità, che può fermare il cammino o favorirlo.
Il serpente è un simbolo ambivalente di forza e distruzione, medicina e veleno insieme, vita e morte. È altresì l'immagine dell'inconscio dove ancora Eros e Thanatos non sono differenziati. Simboleggia lo spiritus rector, ctonio, la coscienza inconscia, come dice Jung, la saggezza della natura. Risolvo tutti gli enigmi, dice il serpente al piccolo principe. Il serpente è spesso rappresentato nella mitologia come guardiano del tesoro. La vipera è localizzata spesso nei luoghi di crocicchio, nel bivio della trasformazione. Può distruggere o liberare, trascinare agli inferi o lanciare in alto verso le stelle, come farà con il piccolo principe. La doppia valenza del serpente, cioè dell'inconscio generatore, dipende oltreché dal suo potere intrinseco anche da come lo si affronta. Potrei ucciderti, dice la vipera al piccolo principe, ma tu sei puro. Qui sembrano riecheggiare antiche prescrizioni etiche per l'individuo che cerca il divino. Dai versi d'oro di Pitagora a Socrate, a Cristo, a Buddha. Rette parole, rette azioni, retti pensieri. Sincerità con se stessi e coraggio nell'esaminare le proprie paure. Le proprie resistenze, i propri conflitti sono regole necessarie per giungere alla propria chiarificazione e liberazione, per vincere il mitico guardiano della soglia, la paura dell'inconscio che ci mette a dura prova nel nostro viaggio verso l'individuazione. Il piccolo principe prosegue il processo di metamorfosi e conoscenza attraverso gli stadi biologici animali della psiche. E allora incontra un fiore, il quale gli dice che gli uomini non hanno radici. E questo lo imbarazza moltissimo. Successivamente, parlando su di una montagna e sentendo l'eco, pensa che gli uomini non hanno immaginazione. Infine incontra la volpe. Anche qui siamo di fronte a un simbolo denso di significato. La volpe tradizionalmente rappresenta l'astuzia e l'inganno. In Cina e in Giappone essa ha il potere di cambiarsi in ogni cosa o persona, specialmente in donna. È considerata nella tradizione celtica come veicolo dell'anima. È uno degli animali, nei racconti di fiabe, che può assumere l'aspetto umano, pensare e riflettere, e sembra anche prevedere il futuro. Sa inoltre produrre l'elisir di lunga vita. In questa fiaba appare come maestra di vita. Attraverso di lei il piccolo principe impara a conoscere gli uomini, la natura umana. Ecco alcune frasi del testo. Piccolo principe, chi sei? Sono una volpe, non posso giocare con te, non sono addomesticata. Cosa cerchi? Cerco gli uomini. Cerco gli amici. Cosa vuol dire addomesticare? Creare dei legami. Se tu mi addomestichi, per me sarai unico al mondo. E io sarò per te unica al mondo. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Il grano che è dorato mi farà pensare a te. Per favore, addomesticami. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. In principio tu ti siederai lontano da me e non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Ci vogliono i riti. Capirai che la tua rosa è unica al mondo. Infine, al momento del commiato, la volpe gli regala un segreto. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. E aggiunge, gli uomini hanno dimenticato questa verità. Tu sei responsabile della tua rosa. Neumann scrive che bisogna liberare la prigioniera, che è qualcosa di interno, cioè l'anima stessa. Bisogna addomesticarla, assimilarne i contenuti. L'ammansimento delle forze istintuali della natura tende a farsele amiche, a trasformarle per arricchirsi e utilizzarle in modo creativo. Si tratta, dal punto di vista psicologico, della separazione dell'anima dall'archetipo materno. Attraverso il processo analitico, questo avviene naturalmente, seppure con sforzo, per realizzare lo eros, gamos, le nozze sacre, con la parte eterosessuale che corrisponde all'elemento femminile, parlando dell'uomo, in se stessi, e farsi uno. E questo è il Mysterium coniunctionis.
Finché l'uomo ama nella donna solo la madre dispensatrice, rimane infantile. E se teme la donna come il grembo originario castrante, non può congiungersi con lei. L'eroe uccide solo il lato terribile del femminile e lo fa per liberare il suo lato fecondo e benefico, quello che può congiungersi col maschile cosciente. Dopo l'incontro con la volpe, il piccolo principe osserva gli uomini che, come il capostazione e il mercante, agiscono senza sapere neanche cosa stanno facendo. E va oltre. C'è quindi l'incontro del pilota. Torniamo così al rapporto piccolo principe-aviatore, Senex et Puer. Adesso i due riescono ad intendersi. Si dirigono insieme alla ricerca dell'acqua. Il pilota si lascia condurre dall'intuito del fanciullo, dalla sua fiducia nella provvidenza. Anche egli impara a credere e finalmente capisce. Così come la volpe dice che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. E pensa, la mia casa nascondeva un segreto nel fondo del cuore. Noli forasire, in te ipsum redi. In inferiore homine habitat veritas, scrive Sant'Agostino. È avvenuta cioè la riunione degli opposti nell'archetipo Senex et Puer, ed essi ora procedono in armonia. La coscienza dell'io deve pagare il suo tributo al nuovo. Le esperienze del passato devono essere utilizzate per un adattamento dinamico alla vita, al fine di realizzare la più bella opera che l'uomo possa compiere, l'individuazione. L'aviatore è commosso e guardando il fanciullo che si è addormentato tra le sue braccia dice «Ecco, ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato è la sua fedeltà ad un fiore. È l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme». E così, camminando, scoprono il pozzo al levar del sole. È l'albedo, dopo la faticosa marcia notturna. Il pozzo riveste un carattere sacro in tutte le tradizioni, perché è una sintesi cosmica, riunendo i tre mondi, cielo, terra, inferi, e tre elementi, acqua, terra, aria. Indica l'avvenuta centroversione, la comunione con se stessi. Era un pozzo diverso, racconta l'aviatore. Il rumore della carrucola era come un canto, a forma circolare, e rappresenta la completezza, la sorgente della vita. Contiene l'acqua permanens. Ho sete di quest'acqua, dammi da bere, dice il piccolo principe. Chi beve l'acqua che gli darò non avrà mai sete, anzi, quell'acqua diventerà in lui sorgente di vita eterna. Quet ad modum desiderai cervus ad fontes aquarum, ita desiderai anima mea ad te, Deus. Dal punto di vista analitico, l'acqua è il simbolo delle energie inconsce, delle potenze informi, delle motivazioni segrete e sconosciute, dell'energia indefinibile, l'origine delle possibilità creative e distruttive dell'uomo. E capii quello che aveva cercato. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia, e faceva bene al cuore, come un dono. Ed effettivamente è come il dono della grazia divina, dopo il duro lavoro dell'esame di sé, dei propri conflitti, dei propri errori, dei propri condizionamenti, e dopo aver riacquistato la capacità di abbandonarsi e la fiducia. L'io, tutto ciò che può fare, è di aprirsi alla possibilità della grazia e a un rinnovamento che potrebbe aver luogo in sua assenza. Nell'assenza di io e nella sua vacuità può fluire una corrente immaginale che dà soluzioni mitiche per la connessione psichica o mediazione progressiva fra le contraddizioni Senex Puer. Il piccolo principe è contento che il pilota concordi con la sua volpe, dicendo «Gli uomini non trovano quello che cercano. Gli occhi sono ciechi, bisogna cercare col cuore. Il più importante è invisibile. I due hanno ottenuto ciò che desideravano grazie alla collaborazione e al confronto. Il pozzo con l'acqua simboleggia il tendere dell'uomo alla conoscenza e alla verità. La verità in fondo al pozzo».
è lo specchio dell'animo umano guardando il quale l'uomo microcosmo può ritrovare se stesso, il proprio fine, il proprio significato. L'acqua è anche simbolo di rigenerazione della purezza, fa accedere a un nuovo stato, quello dell'uomo nuovo. Dopo aver finalmente trovato l'acqua, il pilota avverte in sé qualcosa che l'angustia. Capisce che ha raggiunto ciò che cercava. Come Senex ha prestato orecchio e ha recepito il messaggio del Puer. Si è impegnato con lui nel travagliato viaggio interiore. Ha riassorbito e compreso il fanciullo, l'altra faccia del sé. Ma, anche se ormai ha riparato il suo motore, ha reintegrato la sua psiche, è angosciato, ha paura del distacco. Il piccolo principe cerca di consolarlo. Anch'io devo tornare a casa. Poi ride di cuore e dice all'aviatore che vuole fargli un regalo, proprio quel suo armonioso riso. È il ridere del briccone di vino che ha colpito ancora, che ha gettato il seme che è poi fruttificato. È il riso di Mercurio, allegro e triste, che spezza gli schemi usuali affermando la vita. Quel riso è simile allo scoccare della scintilla dell'urto di due pietre, è la risata dell'ingenuità e della saggezza, dell'umana contraddizione fatta di limite e infinito. E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come per l'acqua. Quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. Quando guarderai le stelle di notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai tu solo delle stelle che sanno ridere. Sarà bello, sai. Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere. Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli. Io avrò 500 milioni di fontane. Siamo giunti al punto cruciale. È il momento del sacrificio. Il morso del serpente rappresenta la rinuncia al piccolo io per un elevarsi superiore. È l'abbandonare una libido infantile legata al materno individuale per trasformarla in qualcosa di più adulto. Sembrerà che io muoia. Sembrerò morto e non sarà vero, spiega il bambino. Con la rinuncia all'ego, egli acquista il diritto e la possibilità di riunirsi con la rosa, l'io superiore, il Selbst. Come il mondo ebbe origine attraverso la rinuncia del legame personale con l'infanzia, così si produsse il nuovo stato dell'uomo, che si può ben chiamare quello dell'immortalità, Jung. Avviandosi verso il serpente che lo aspetta, il piccolo principe dice ancora al pilota: sai, il mio fiore, ne sono responsabile. E poi, ecco, è tutto qui. Non gridò. Cadde dolcemente come cade un albero. Non fece rumore sulla sabbia. Attraverso il confronto Senex et Puer abbiamo visto nella fiaba svolgersi una dinamica individuativa che ha coinvolto entrambi i protagonisti e si è conclusa con l'arrivederci attraverso le stelle tra il piccolo principe e il pilota d'aereo. Si è inteso di proposito esaminare la fiaba come un puro prodotto di immaginazione, rendendola autonoma da notizie biografiche sull'autore, che indubbiamente sono utilissime, ma che possono a volte risultare limitanti per la piena espressione del significato archetipico intrinseco. A volte abbiamo visto l'anima ricettacolo del sé, ne sa più dell'io conscio. E qui si è avuta questa impressione, il tema principale dell'opera. È l'archetipo del Senex et Puer che simboleggia l'unione di due polarità costituenti, come Mercurio, il lapis, la sostanza arcana del potere trasformativo che conduce al rinnovamento di se stessi. Tipicamente Puer e tipicamente Senex significa essere posseduti da una sola faccia. Le polarità psicologiche di ragione e impulso, di padre e figlio, separate fra loro, rappresentano gli aspetti negativi del Senex e del Puer. Il Senex, impersonato mitologicamente da Saturno, Cronos,
ha nel suo aspetto negativo la freddezza, la sterilità, la melanconia, la ripetitività coatta, la solitudine e la distruttività che abbiamo riscontrato nei vari tipi di uomini che il piccolo principe ha incontrato. Il lato positivo di Saturno, del Senex, è invece quello dell'ordine, del significato, della fecondità, padre degli dèi e degli uomini, e della saggezza, che in questo racconto sono emersi alla fine, quando il pilota collabora apertamente con il fanciullo. Il Senex è anche l'archetipo del sé, che è sotteso all'io, influenzandolo nella sua attività. I problemi dell'io, quindi, sono disturbi che traggono origine dalla scissione della base archetipica del Senex e Puer, concepita come ordine e dynamis, come intenzionalità e forza creativa dello spirito. Lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni, quando, dimentichi di questa unione di base, ci lasciamo trascinare o solo dall'istinto o solo dal calcolo razionale, impersonando il tipo Puer negativo oppure il Senex negativo. A quest'ultima categoria sembrano appartenere certi genitori che, avendo rotto il colloquio con il proprio fanciullo interno, non riescono a comprendere il messaggio del nuovo proposto dai figli, anche se altrettanto spesso avviene che i figli non sanno utilizzare la ragionevolezza e l'esperienza degli anziani. Così c'è l'incomprensione e il conflitto tra le diverse generazioni. I grandi, come quelli del piccolo principe, appaiono allora tiranni, ottusi, ostili, paralizzanti e castranti. Il Puer, invece, è mitologicamente associato al bimbo divino, a Hermes, al briccone. Egli personifica l'essenza angelica, il messaggio divino, il seme originario dello spirito che è in ognuno di noi. Il concetto di Puer Eternus si riferisce a quello slancio psichico entusiasta, teso verso l'alto, verso l'ideale, verso il nuovo. Il suo agire è fuori dal tempo e dalla responsabilità. Questo soffio vitale è alieno dal duro lavoro, dal lento cammino verso il compimento che caratterizzano l'aspetto Senex. Gli impulsi del Puer sono a volte influenzati dalla grande madre. Abbiamo allora i tipi figli di mamma, irresponsabili, eternamente infantili, per i quali non esistono compiti, non esistono oneri. Uomini di questo tipo restano attaccati a un atteggiamento adolescenziale verso la madre, costituito da una eccessiva dipendenza da lei. I pueri generalmente non hanno senso di responsabilità sociale, ma invece amano le loro immaginarie, estatiche rivoluzioni, perché pensano di poterle cappeggiare. Un altro tratto adolescenziale è, per esempio, la tendenza a vivere una vita di tipo provvisorio, fantasticando una vita creativa senza però far niente per realizzarla. Il Puer non ha una persona per l'adattamento alla realtà. Quando i suoi slanci sono frustrati, il Puer cade o addirittura muore. Allora incomincia la marcia verso il rammarico, la delusione, il cinismo, la passività. Va cioè enantiodromicamente verso il Senex negativo. Si vede così che spesso il Senex negativo è il risultato di un Puer non trasformato. È quindi importante tentare di sanare la scissione archetipica che divide Puer da Senex. Quando l'archetipo è scisso, la dynamis opera in modo dispersivo. Allora si avrà l'azione che non conosce e la conoscenza che non agisce. È il fanatico opposto al cinico, il fanatico opposto al cinico, definiti di solito come giovinezza e vecchiaia. L'archetipo è dunque unico, anche se ambivalente, Senex Puer. Bisogna trasformare il conflitto degli opposti in unione dinamica. L'attiva cooperazione tra le polarità, coscienza e inconscio, porta, attraversando la serie dei condizionamenti e dei complessi individuali, alla nascita di qualcosa di libero, transpersonale, che esiste da sempre ma che è di solito trascurato. Il lapis, l'oro alchemico, il filius regius. Tu sei quello, è scritto nella Upanishad, riferendosi a questa essenza ontologica, l'Atman. È mediante un processo di mediazione, di osservazione attenta del proprio modo di pensare, di sentire, di parlare, di agire nella vita di tutti i giorni, che si giunge alla conoscenza di sé, alla calma interiore, alla consapevolezza integrale. Conosci te stesso, sono parole semplici ma profonde, che costituiscono la massima aurea difficile da applicare. Quando però si riesce a realizzarla,
sembrerà di non aver capito mai niente prima. Solo allora la rosa sboccerà, sarà bella e amabile, e nel silenzio loquace dello spirito ci insegnerà ad amare gli altri.